Amici, oggi un video molto particolare, credo sia il secondo di giornata, nel quale vado a provare una mappa creata da un mio fan, che ringrazio tantissimo, Pyrex, in caso avrò messo tutti i link in descrizione, nella quale andiamo a imparare, o almeno si spera, ad usare la redstone. Nel dubbio, signori, lasciate un mi piace, condividete il video a tutti quelli che non sanno usare la redstone come me, e iniziamo. Carina la lobby, intanto ringrazio Pyrex, che è appunto il fan nel server Discord che mi ha fatto la mappa, in caso link in descrizione, e qua ci sono un po' di cartelli di robe per il suo canale YouTube, e anche la descrizione, mappa semplice di divertente, semplice, con la redstone, per imparare ad usarla bene. Quindi io direi di startare malamente. Carino, Cyan Among Us player, figo, che figo, oddio, fighissimo. Partiamo bene. Quindi alcune pedane possono essere premuti da oggetti. Vediamo cosa ci sono nelle case. Aprimi, volentieri. C'è una, panini, c'è una leva e lanciami sulla pedana. Ok. Ok, altra leva. Porte e cancelli possono essere aperti da un impulso. Cioè, se io metto questo qua. Ok, madonna, che figo! Che figo! Ok, allora praticamente ho messo una leva qua. Ho lanciato questo qua. Questo che cos'è? Vai, clicchiamo il bottone. Ok, quindi quello là. Ah, praticamente ogni freccia c'ha una roba. Vedete che si schiaccia. Ok, esatto. Quindi ogni freccia c'ha un qualcosa. Livello 2. Figo, raga, è fighissimo. Ok, ok, ok. Madonna, bravissimo. GG, l'hai fatta un botto bene. Io non saprei neanche. Non saprei neanche pensarla. Ma va bene. Ok, allora, quindi clicca qua e si alza il pistone. Clicca qua e indovinate cosa si alza? L'altro pistone. Pistone di slime. Però non so se sto facendo bene. Lo voglio prendere. Leggi qua. Eh sì, vai, vai. Mi dia, mi dia. Allora, slime block. E ogni block si appiccicano a quasi tutti i blocchi. Tranne loro due. E all'ossidiana. E alle fornaci. E a pochi altri. Quindi abbiamo imparato anche una roba nuova. Figo. Oddio. Oddio. Ma no, ma è oddio, è fighissimo. Vabbè, fuori di testa. Bellissimo, è bellissimo. Ok, quindi credo di aver fatto. Cos'è che c'è scritto qua? Ah, si può andare anche al livello precedente. Ah, ok. White Among e il pet. Vabbè. Cioè, più vado avanti, più rimango basito da quanto sono fighi. Pulsanti trappola. Ok, quindi seguiamo sempre le buone care frecce. Non c'è dentro niente. Ah, se tu alzi, vedete che si alza la roba. Aspetta, provo a farlo da così. Si alza la cosa, ok. Casse trappola si è aperta. Madonna, non la sapevo. Sto imparando un botto di roba. Quindi, praticamente, se si aprono le casse trappola, si dà un trigger, almeno credo. Gancio e cordicella. Ok, qua, se ci questo lo so, che se ci passi in mezzo, tec, triggera il coso e si alza. Figo, ci avevo fatto anche un TikTok su una roba in un video di TikTok. Non che io usi TikTok. Però, ok, livello 4, easy. Ok, ok. Figata, mega figata. Cos'è il boss finale? Il boss finale della redstone. Allora, livello precedente, livello 5. Che figo. Ovviamente, Lime Among Us player, che si dice lime. Momento didattico. Ok. Fighissimo, bellissimo. Ho visto il livello 5 di là, però prima volevo vedere un attimino questo. Ovvero, se clicco qua, si spegne l'impulso, no? Va lo stesso. Aspetta, fatemi leggere il libro, va. Allora, l'observer, quando il blocco davanti alla sua faccia cambia di stato o si sposta, invia un impulso breve dal retro. Questo è utile alle macchine volanti perché quando si accorge di essere mosso via, l'impulso al suo pistone, avviando così un meccanismo. Ok, però se io clicco qua, a parte che malamente posso fare parkour. Parkour, un fenomeno, madonna, sono forti. Ok, nel dubbio li lasciamo accesi, però l'observer qui... Ah, vedete che invia un impulso? Vedete, si spegne e si accende. Comunque non so cosa farci ora con questo observer. Oddio, quanto bello però, quanto fatto bene, bravissimo. Repeater, oh, repeater, la base, infatti ben due pagine. Abbiamo che il segnale diretto non viaggia all'infinito a termini di spazio percorsi. Ok, il repeater che permette di far viaggiare il coso più velocemente. No, volevo leggere l'altra pagina. Può ritardare l'output, si può settare su 4 ritardi. Io sono il massimo dei ritardati. Avete capito, ritardi? Ed essere utilizzato quindi per creare un timer. Ci si può aiutare a superare gli ostacoli di un blocco messo. Ok, va bene, va bene, va bene. Quindi ci insegna un po' come sono i repeater. Se io clicco qui, vedete che dà tutto l'impulso e tramite appunto i repeater settati a 4, credo sia il massimo questo, e appunto fa andare il tutto. Clicco qui, dà l'impulso e si accende. Yeppa, che figo. Vai, accendiamo tutto. Cosa? Perché c'è il blocco? Questo lo voglio... No, questo non lo sapevo. Note block. Sono una parte musicale dei circuiti in rezzo molto interessante. Il suono che produce dipende dal blocco sottostante. Può essere reso più acuto o più basso. Quindi se io clicco ci sono... Esatto, ora... voi non lo sentite. Comunque ci sono note differenti. Figo, non lo sapevo. No, questo... Sapete cosa, dove lo voglio fare? Nella serie Vanilla.
che arriverà a breve. Fighissimo, devastante, livello 5, livello 5, quindi livello 5. Non ci vedo niente. Ok, libro a me, grazie, libro a me. Che colore è questo? Purple, purple. Ma come hai fatto a farli così? Voglio farli anch'io. Allora, fermata 1. Comparatore in modalità comparazione. Ok. Lucetta davanti spento. Se l'impulso B sarà minore in intensità rispetto a quello A, più lontano meno intenso, l'impulso C sarà uguale ad A. Ma do, amici, non ci ho capito niente. Ok, allora, quindi ci ha fatto tutta una sorta di spiegazione di impulsi. Vedete, se uno è più lontano dell'altro, più vicino. Tipo, prendiamo tutte le torce e la redstone. E se... beh, qua è scelta... perché si aspetto? E se io lo metto qua? Eh no, se lo metto qua non funziona. Però se lo allungo qua, in teoria no, non ha funzionato. Ah sì, funziona, si è acceso. Ah, ok. Oh, bellissimo sto segno. Cioè, comunque l'estetica mi sta piacendo un casino. E se io lo tolgo? No, rimane acceso. Ok, allora questo qui non ho capito se c'è da fare qualcos'altro o no. Nel dubbio lo abbandoniamo a se stesso. Doppia redstone. Doppia redstone, se non sbaglio una va qua e l'altra pure. Ah, vedi però se io clicco qua si spegne e si accende. Questa è la torcettina. Ok, accendiamo. No, spegniamola. Ok, qua ci sono tutti i blocchi con un robo per ogni cosa. Carino. Ok, però non so se ci devo fare qualcosa o no. Mi sono riletto il libro, ma mi sa che questo livello, e siamo solo al 5, mi sa di... mi sono perso qualcosa. Ok, arco e frecce. Credo che se colpisco qua si accende. Sì, questo mi sa che è un blocco nuovo. Cioè, nuovo, oddio, è uscito da un po'. Ma per me è nuovo. Si accendono tutti. Che figo, che figo. No, questo è una figata. Sta cosa, secondo me, è una delle cose più fighe a livello di redstone che abbiano aggiunto. Ok, la lobby finale. La lobby finale. Però mi dispiace che io non ho... boh, qua mi sono perso qualcosa, nel dubbio. Sotto, colpisci. Figo, da qualsiasi lato si accende. Vabbè, me lo saprete scrivere voi nei commenti. Nel dubbio, lobby finale. Complimenti. Sensore di luce diurna, clicca va. Figata. Modalità giorno. C'è anche la modalità notte. Ok, time set midnight. Ok, decisamente modalità notte. Questo che cos'è? Time set night, ok. Ok, allora ho rimesso il time set day perché non ci vedevo niente. E mi sa proprio di aver fatto. Questa qua mi sa tanto di porta segreta incredibile, ma in realtà è solo l'ombra. Fighissimo. No, questi non si sono accesi. No, no. E praticamente con la modalità giorno si accendono questi. Con la modalità notte si accendono questi qua. Per i pannelli particolari. Carino. Vedete che ho imparato roba nuova? Cioè, allora, io palesemente non so usare la redstone. Però grazie al buon Pyrex, Pirates, detto con questo accento incredibile, ho imparato roba nuova. Figo, il video non è durato moltissimo, ma la mappa è una figata. In più c'era anche l'Among Us player. Si stanno accendendo piano piano. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi amici, io salvo ed esco. Spero che questo mini video vi sia piaciuto. A me è piaciuto un botto, in caso lo metto come video opzionale un pomeriggio, magari verso le 6, molto probabilmente. Vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero l'1:15, con un nuovo video. Ciao.